Buonasera ragazzi, allora oggi vi voglio portare una giornata con Apple Watch Serie 8. Vi prometto l'ultimo video su Apple Watch, ma lo voglio spremere proprio fino all'ultimo. Abbiamo il 100%, cinturino, ovviamente finta pelle, 5 euro ragazzi su Amazon, però secondo me rende molto bene. In questo momento sta piovendo e la temperatura è di 5 gradi. Non potevamo scegliere giorno migliore. Portami in palestra McFit Parma. Avvio l'itinerario verso McFit. Finito l'allenamento, andiamo in garage a prendere la macchina, ovviamente parcheggiata. Vi faccio vedere una cosa molto molto carina. Sono le 13.30, l'abbiamo tirato via dalla sua carica, ovviamente al 100%, alle 9.30, quindi sono passate 4 ore. Andiamo a vedere la batteria, quindi facciamo un bello swipe verso l'alto, abbiamo l'87%, quindi 13% in 4 ore usandolo in modo abbastanza stressante. Ieri sera ho trovato un posto carino, insomma, e ho settato un waypoint sull'applicazione bussola. Quindi adesso vorrei tornare su quello, vedete questi puntini, il mio waypoint è quello giallo, non so come si possa vedere, però io clicco sul waypoint, vedete Piazza della Pace qua a Parma, lo seleziono e adesso possiamo, tramite l'applicazione bussola, spostarci e vedere di cercare di raggiungere la destinazione. Ovviamente abbiamo latitudine e longitudine che possiamo mettere su Google Maps o mappe e andarci direttamente con le indicazioni stradali. Ok, 20 metri davanti a me il posto appunto era questo qui. Andiamo a raggiungere adesso la macchina perché fa veramente troppo freddo, quindi apriamo le mappe, ovviamente è stata registrata la posizione, quindi auto parcheggiata. Fino a 2 giorni fa c'erano 20 gradi, oggi 2. Colgo l'occasione con questo procione come corona in testa di chiedervi una cortesia, di iscrivervi al canale. Più o meno così, quindi iscrivetevi, come ha detto il ragazzo. Gira a destra su Viale Mentana, quindi tra 90 metri. Gira a sinistra su Via Giuseppe Muggia. Non lo posso dire. Chiama CP. Ovviamente ragazzi possiamo utilizzarlo come telefono, non è la versione cellular, ma va attraverso il Bluetooth. E ovviamente possiamo anche accettare la chiamata. Ciao CP! Sì, sentite come si sente Federico? Tutto bene? Che sta succedendo? Stiamo facendo una recensione, una giornata con Apple Watch Serie 8. Grazie CP! Ovviamente con Apple Watch possiamo andare a rispondere alle notifiche. Abbiamo un elenco di messaggi preimpostati, comunque suggerimenti. Noi andiamo però a rispondere tramite cosa? Tramite la tastiera, QWERTY, che può usare lo swipe, vedete, ciao, oppure possiamo andare proprio a digitare con le dita.
Ovviamente un pochino scomoda perché è piccola, però abbastanza intelligente. Possiamo andare a dettare, questa è la funzione forse migliore per andare a rispondere a un messaggio. Noi partiamo ora, un'oretta e arriviamo. Punto esclamativo. In questo modo possiamo fare invia. Doppio clic e possiamo pagare. Sono... Le 18:30, quindi sono passate 9 ore dal 100%, andiamo a vedere la batteria che è al 67%, sempre lo stesso uso stress, abbiamo perso un 33%. Ragazzi, volevo fare un veloce recap della giornata di oggi, quindi andiamo nel menu delle applicazioni e andiamo su fitness. Vedete qua i miei obiettivi, in particolare ho fatto un movimento di 871 kcal, quindi il 174%. Un esercizio di 67 minuti e sono stato in piedi 12 ore su 12 ore. Qua abbiamo appunto i grafici dei vari obiettivi, movimento, esercizio, in piedi, i passi totali, la distanza totale, gli allenamenti che ho fatto. Facendo uno swipe verso destra possiamo andare a vedere un attimo anche come sono messi gli amici. Oggi ho fatto 9,45 km con 13.000 passi e gli altri questo. Possiamo andare addirittura a visualizzare cosa hanno ottenuto, le medaglie per esempio, ma anche appunto tutti i parametri di, in questo caso, di Mauri. Possiamo andare a sfidare Mauri, quindi io invito Mauri e domani inizieremo questa sfida. Ormai luna di notte, mi è venuto un leggero languorino, mi sto facendo un toast prima di andare a letto e quindi vi faccio vedere cosa faccio appunto prima di andare a letto. Imposto una sveglia perché domattina ho la possibilità di svegliarmi un pochino tardi. E allora imposto una sveglia alle 10 del mattino. Fatto. Ting, bellissimo, perché il tostapane è pronto e la sveglia è stata impostata. Ci vediamo domattina. Allora, buongiorno, adesso possiamo andare a vedere come abbiamo dormito. Qua dall'applicazione sonno possiamo vedere la durata della nostra lunga dormita e le fasi del sonno, veglia REM, principale e profondo, con anche un veloce resoconto sui 14 giorni. E finalmente siamo arrivati alla fine di questo video, un video un pochino diverso dal solito, un esperienziale, una giornata con Apple Watch serie 8. Vi giuro, questo è l'ultimo video che faccio con lui, spero che tutti i video che ho messo sul canale vi siano serviti, ma prima di finire vi volevo dire altre due cose. Sono le 10:30, ho il 22%, quindi giornata stress di ieri portata a termine. Certo, è un orologio che dura un giorno e mezzo, sei stressato come si deve, non di più. In realtà due giorni non li fa mai, però ci si fa l'abitudine e poi la ricarica è velocissima. Altra cosa, io lo utilizzo anche come aiuto quando faccio i video, perché da qua riesco a vedere l'inquadratura, la durata e anche gestire come se fosse un telecomando, come se fosse un controller remoto. Ragazzi, se siete arrivati fin qua vi chiedo una cortesia, se gentilmente potete iscrivervi, per voi è gratuito, per me vuol dire tanto, soprattutto in questo momento qua. E allora, alla prossima recensione o al prossimo esperienziale. Ciao!